Dobbiamo parlare del brigantaggio post-unitario. Io mi riservo di poter fare qui altri due convegni, se ci ospitate, Assolutamente. sia su San Tommaso e Cartesio, e porteremo dei mentepensanti Io porterò tradizionalisti che Heidegger, pensano. non si preoccupi. Ma noi porteremo Heidegger. E poi anche sul 1799, perché noi da poco abbiamo pubblicato la storia del Cardinale Ruffo, quindi poter adesso controbattere in due parole a questa sua relazione credo che sia praticamente impossibile. Quindi non per mancanza di rispetto, non per mancanza di eleganza e di cordialità. Comunque io sono contento che mi hanno onorato di questa relazione, perché vuol dire che ci sta seguendo con attenzione. Quindi non so se poi Riccardi vorrà. Calcolate che Riccardi nasce sotto la montagna di San Tommaso Aquino, quindi chi più di lui. Quindi noi all'organizzazione, Fabio, se vogliamo fare un'altra sede, due convegni su Cartesio e San Tommaso e sul 1799 Cardinale Ruffo, di cui abbiamo stampato, dato alle stampe da poco un libro, noi siamo ben lieti. Però in questo momento non credo di poter dare una replica, perché ha messo troppa carne al fuoco. Vi dico solo una cosa: che questi grandi nipotini di Gerardo Marotta sono così propensi alla libertà, che noi ci abbiamo messo un anno per poter fare un convegno a Napoli sul 1799, perché non si può parlare del 1799 dalla parte revisionista. Questa è la grande libertà dei nipotini di Gerardo Marotta. Potremmo lasciare anche il vuoto che ha lasciato Marotta, che è morto ossessionato dai sanfedisti. Come Oscar Wilde diceva: vuoi vivere, vuoi togliere un'ossessione, vivila. Lui è morto con una sua ossessione, però io non voglio andare oltre. Allora, io, no, no, ma non per mancanza di rispetto, dovremmo fare un altro convegno, non è il facciamo caso. un altro convegno. Non è il caso. No, assolutamente, perché lei poi ha messo veramente cose importanti che non si possono rispondere in due battute. Allora, io sono Saltavarelli Claudio, presidente dell'Associazione Dignitari Alta Tutela di Lavoro. E noi ci occupiamo di revisionismo, di identità, a 360 gradi, non soltanto nella storia, ma anche nel mondo della musica, dell'arte, della cultura, della cucina. Facciamo varie commemorazioni, tra cui le 3 giornate di Napoli, il ricordo dei sanfedisti, di Fra Diavolo, che tra l'altro i francesi stessi esaltano. Noi conosciamo le gesta dei sanfedisti perché grazie all'esercito francese, che li hanno messi nel mito. Thiebaud e Championnet, non l'ho detto io. Fra Diavolo messo nel mito appare di Ettore, Achille, quindi non messo io, ma messo dai francesi, quindi non i francesi giacobini e non noi. No, per carità di Dio, loro l'hanno detto. Vabbè, comunque. Facciamo anche varie commemorazioni, tra cui ogni anno diamo un premio Terra Laboris per le eccellenze del territorio, che va da Teramo fino a Mazara del Vallo, che l'ex regno delle due Sicilie, prima era regno di Napoli. Io ringrazio tutta la comunità di Montemiletto, l'amministrazione, l'associazione, sia Antonio Coscia che Fabio, che ci hanno voluto qui quest'oggi per poter parlare di brigantaggio post-unitario, grazie al libro di Fernando Riccardi. E vorrei soltanto spiegare brevemente come cercheremo di fare questo convegno per non essere appesantito. Io farò un brevissimo excursus di quello che è stato prima del 1860, dalla tirannide, dall'oscurantismo borbonico. Poi Fernando Riccardi farà una breve panoramica del fenomeno brigantaggio. E poi, come ci sta riuscendo bene in tantissimi punti, noi parleremo del libro non in maniera in monologo, ma prenderò io alcuni tratti del libro, gli farò delle domande, lui risponderà e poi seguirà il dibattito. Allora, 5 minuti durerà questo mio breve intervento. Questa qui è la cartina del Regno di Napoli. Il Regno di Napoli, che era un regno dove c'era un sovrano, ma un sovrano che aveva, questo, dal punto di vista amministrativo e giuridico, questo regno era molto simile all'Impero Romano e soprattutto è quello che oggi vogliono fare l'Europa con delle nazioni. C'era un re, una capitale molto forte, però c'erano province molto vaste con una forte autonomia. Quindi c'era un'estrema autonomia nelle province del regno, e veniva rispettato rigorosamente il principio politico dell'amministrazione politica di Polibio usato per l'impero romano.
era sorretto dal diritto napoletano. Il diritto napoletano era l'unico che è riuscito a portare nei secoli il diritto romano. Quindi il diritto romano è il genitore, il diritto napoletano era il figlio ed era ammirato in tutta Europa. Aveva detto Fabio, dovevo toccare, scusatemi per la. Allora, parliamo dell'oscurantismo borbonico. Qui c'erano censimenti, qui venivano fatti dei censimenti regolari su tutto quello che veniva fatto nel regno. Qui parla della parte amministrativa, che è poco noiosa, però qui arriviamo direttamente a un fenomeno molto importante. Sia le forze armate, 90.000 uomini, quasi un esercito di 100.000 uomini, e sia l'istruzione pubblica. Nel Regno di Napoli, forse domani lo potete pure chiedere a Pino Aprile, noi siamo cresciuti dicendo che il Regno di Napoli era ignorante, arretrato, erano veramente la negazione di Dio. Però Pino Aprile ha scoperto, grazie a lui, che praticamente quando fu fatto il Regno d'Italia, la Sardegna, che aveva il 95% degli analfabeti, era considerato, era del regno di Sardegna, fu accorpato al regno di Napoli e quindi praticamente quell'eredità che era dei Savoiardi è stata ereditata da noi. Domani c'è Pino Aprile, lo potete chiedere. Il regno d'Italia. L'istruzione pubblica. Noi conosciamo tutti la Federico II, che è la prima università pubblica al mondo, ma a Napoli, nel regno di Napoli, c'erano quattro università pubbliche, parlo, non credo che in Italia ce ne fossero così tanto. Quindi Napoli, Palermo, Messina e Catania. C'erano tantissimi collegi, licei, c'erano vari tipi di istruzioni, sia clericale ma anche pubblica e statale. Per esempio in Calabria c'erano perché poi nel regno si rispettava, ecco il fenomeno dell'immigrazione, nel regno si rispettava tantissimo l'identità culturale. Per esempio in Calabria c'erano i collegi greco-albanesi. Perché quindi, siccome c'era una a seguito delle varie guerre contro i musulmani, contro gli ottomani, sia a Lepanto prima ancora nella zona della Puglia di Otranto, venivano veramente 1 milione, 2 milioni di albanesi, di kosovari, di macedoni, di balcanici, di croati a rifugiarsi nel nostro regno e venivano integrati e si facevano anche l'istruzione in cui praticamente c'erano i collegi greco-albanesi. E questo è molto importante, questi sono chi li vuole può chiedermi, li posso mandare, perché è inutile sto a spiegare tutte le scuole che c'erano. E quindi c'era un binomio tra pubblico e privato ed ecclesiastico. Qui parla delle città, della forma di governo. Poi qui c'è un'altra cosa molto, molto importante. Si parla dell'arretratezza borbonica dal punto di vista economico e del protezionismo. Allora, qualsiasi nazione emergente che nasce a fare una politica industriale attua del protezionismo. E quindi il Regno di Napoli non ha fatto altro che fare quello che hanno fatto tutti. E ancora oggi l'Inghilterra c'è la guida a destra, quindi possiamo immaginare. E che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque il regno di Napoli, sotto Ferdinando II, non parliamo di Ferdinando IV che ha fatto tantissime altre cose, tipo Sanremo, però in un altro convegno lo potremmo fare. Che cosa fece? Fece una politica economica che si basava sulla produzione, non sui consumi. Quindi oggi chiameremo sviluppo sostenibile. Philippe Collette, una ricercatrice belga incaricata dall'Unione Europea, a fare una ricerca comparativa tra il passato e il presente dal punto di vista economico, è un articolo che è uscito su Sole 24 Ore. Praticamente ha detto che oggi, la Germania di oggi è l'unica che si può paragonare al regno delle due Sicilie. E i titoli di debito pubblico piemontese valevano 65 lire al mercato dei cambi, mentre quello del regno di Napoli valeva 120, cioè quello che oggi è il bond. Quindi, siccome le chiacchiere stanno a zero, quello che conta è la moneta, vedere moneta, pagare e comprare cammello. Il titolo di debito pubblico napoletano era enorme. Però che cosa succede? Nonostante ci fosse il protezionismo, e per poter ovviare al grande problema che è di tutta la penisola italica, quello delle materie prime per poter fare industria, quindi che viene importato come oggi, che cosa fece Ferdinando? Andò molto sullo sviluppo tecnologico e venivano chiamati, oggi che è la Silicon Valley, c'era Vesuvio Valley. E quindi c'era una fortissima esportazione. Infatti,
Tra il 1853 e il 1858 ci fu un'esportazione in Ducati di più di 17 milioni di Ducati. E c'era un'importazione maggiore, perché? Perché voi mi insegnate, chi ha fatto l'economia, quando c'è uno sviluppo economico, un paese cresce, l'importazione supera l'esportazione. Questo perché? Con i vari fabbri di Pietrarsa, Mongiana, qui c'è la Egg, è qua vicino, che era la più grande produzione di lana in Italia. Veniva esportata in tutta Europa, in tutto il mondo a quel tempo, perché erano di altissima qualità, come le fabbriche da noi, Soaliri, Assora, e c'erano dei prodotti enormi. Di enorme pregio. La donna, ormai c'è la moda di poter vedere la donna del regno dal punto di vista del movimento femminista, non aveva nessun bisogno di essere catalogata come femminismo. Perché? Perché stava nel lavoro come c'era l'uomo. Anzi, vi faccio un esempio: la Egg a Piedimonte Matese aveva 8.000 dipendenti, 1.500 erano maschi, il resto tutte donne, quindi non avevano nessun tipo di problema per poter pensare ad altro. Faccio vedere altre 3-4 tabelle. Questo non ci interessa. Ecco qua, c'era un forte patrimonializzazione su 662 milioni di Ducati presenti in Italia, 443 erano depositati nel regno di Sicilia. Molti diranno, sì, ma se c'è forte patrimonializzazione non c'è sviluppo. Calcolate che le teorie economiche moderne sono basate sugli studi di Galiani, del genovesi, che sotto l'oscurantismo borbonico nel Settecento fecero la prima università di economia e commercio al mondo. Quindi le teorie oggi che poi furono ereditate da Ludovico Bianchini furono generate dal genovesi. Questa è una tabella molto importante, perché al pari di tanto patrimonio depositato c'era un'altissima percentuale di circolante, quindi vuol dire che c'era patrimonio e c'era moneta che circolava. Quando c'è moneta che circola c'è ricchezza, negli altri stati italiani questo non c'era. C'era bassissimo patrimonio e bassissimo circolante. Vi ricordo che la Philippe Collette ha detto che il Regno di Napoli stava 200 anni avanti. Un'altra cosa importante, noi oggi, ecco, questa foto me l'ha data Giuseppe Serroni dei Sedili di Napoli. Questo qua, per chi conosce Napoli, la zona di Poggio Reale, potete immaginare che la zona di Poggio Reale oggi c'è il carcere. Quello invece è riferito al 1861, non credo che i piemontesi che erano intenti a distruggere tutto ebbero il tempo di poter costruire quelle fabbriche. Che cosa successe? Che praticamente c'erano fabbriche fino a sotto il Vesuvio che partivano da Poggio Reale. Oggi sapete cosa c'è con il Poggio Reale. Questo è sempre... questa è la verità, poi la storia la fanno chi scrive. Però... Chiudo facendo vedere un'ultima cosa. Noi oggi ci lamentiamo delle tasse della burocrazia. Molti dicono che era la burocrazia borbonica. Niente di più bugiardo. Questa è una tabella sulle tasse che venivano pagate dal Piemonte e dal Regno di Napoli. Nel Regno di Napoli c'erano 5 tasse e basta. E nonostante tutto queste tasse venivano, siccome c'era un esempio, veniva premiata la produzione, non i consumi, c'era soprattutto tasse indirette per chi consumava, e quindi chi era più benestante pagava più di chi aveva pochi, chi non aveva grossa disponibilità. 5 tasse certe. Oggi questo c'era il sistema dei decurioni, oggi tutto questo è adottato dall'Inghilterra. Se andate a vedere il sistema politico locale inglese, è quello del Regno di Napoli. Mentre invece nel Regno di Sardegna le tasse erano una infinità. Infinità. E se ne nasce uno al giorno. Guarda caso oggi come siamo messi. Allora, signori, avevo fatto questo excursus perché? Perché io mi sono stancato di poter sentir dire analisi sociologiche, banditismo sociale e vario genere sul fenomeno del brigandaggio insorgente, perché il nostro era un brigandaggio insorgente, dove ognuno si alza la mattina, fa le sue teorie e con gli occhi del presente vuole analizzare il passato. E sta solo e soltanto un'invasione di uno Stato straniero che ha voluto prendere quello che non gli apparteneva. E le popolazioni, maschi e femmine, hanno reagito come qualsiasi persona reagisce se un ladro viene a casa tua. Che cosa fai? Cosa fai? Mica ti dici prego, ruba tutto. No, tu reagisci. Poi quello ti stupra la moglie, ti stupra la figlia, ti stupra, ti ammazza, ti fa tutto. E tu reagisci.
Quindi niente di tutto questo. C'è stata una popolazione delle masse, che a quel tempo si chiamavano masse, poi Riccardo parlerà un po' più profondamente di questo, che ha reagito senza nessun motivo sociale, sociologico, di femminismo, di nulla. È soltanto una popolazione che ha reagito a un esercito invasore che non ha dichiarato, non ha fatto nessuna dichiarazione di guerra. Posso dire una cosa? Anzi, sì. È vero che come regno di Napoli c'era una semplificazione, però è dal punto di vista economico, però è anche vero che c'era una grande autonomia, come lei giustamente sì. ha ricordato. Quindi significa che nei vari territori dove ci stavano i vari nobili ci potevano essere delle tasse, delle gabelle che erano differenti da territorio a territorio. Lei ha detto una cosa esattissima, signora. Perché poi oltretutto penso che conosco molto bene la realtà calabra, ad esempio. In realtà calabra sì. c'è una situazione veramente stiamo parlando che lo Ius Primis Noctis, il diritto della prima notte, era in vigore ancora i primi sì, ma non veniva mai attuata, signora. Non veniva mai attuata, signora. Non è vero. Signora, non veniva mai. Allora vi dico solo un dato, signora. La Calabria. La Calabria. Ma non è che polemica. Ci sono delle situazioni che vanno forse. Signora, era sicuramente a macchio di leopardo. Però l'avvocato prima ha detto che andava tutto in maniera molto progressiva perché i Borboni non volevano lasciare nessuno indietro. La Calabria, signora, che era ricchissima, era tra i territori più ricchi non solo d'Italia ma d'Europa. Vi ricordo che ancora fino al 1900, che non c'era più il Regno di Napoli, aveva un PIL superiore di 3 volte all'Emilia Romagna. Ho detto tutto, quindi questo è un PIL superiore all'Emilia di 3 volte, ancora del 1900. Sono dati di Nitti, sono dati del Ministero Economico Italiano, non sono nostri. Assolutamente. Signora, eccola qua. Io adesso lascio la parola a Fernando Riccardi facendo vedere questo quello che ha seccato, questo brevissimo video. Dura un minuto. Sì, posso io, visto che ho qua anche questa qualifica impropria. Allora, no, io volevo soltanto brevemente dire questo. Nulla questio, non conosco nemmeno più di tanto queste situazioni legate all'economia, eccetera. È ovvio e normale che sappiamo, almeno per sommi capi. No, per carità, io lo sto confermando quello che tu dici. Sappiamo che per sommi capi che certamente il regno delle due Sicilie stava meglio del regno di Piemonte, su questo non ci piove, questo è fuori discussione. Oh, però è chiaro che il mio riferimento al tanto vituperato Gerardo Marotta, ecco, adesso uso, diciamo. No, nasce solo da un concetto semplice: concetto di libertà. Punto. Poi per il resto, l'economia, la ricchezza, i processi istituzionali di vario genere, questa è altra roba, è altra storia. Ok, comunque, vabbè, andiamo avanti. Anche perché sono convinto di un concetto, mi perdoni Presidente, sono convinto di un concetto che se non ci fossero stati quei 3 disgraziati, no? Marat, Antonio e Robespierre, oggi qui noi non potevamo parlare. Ok, fatto questo, scusami, poi magari avrei modo di replicare, passo la parola al professore, perché pazientemente sta aspettando già da tempo.